Dottore Calogero, siamo rientrati nella normalità nella Piana di Gioia Tauro, questione Covid. Ma diciamo tanta normalità no, perché anche ancora abbiamo una media di 149 positivi negli ultimi giorni, quindi diciamo, questo virus, come tutti ben sanno, ha una capacità di diffondere e di infettare molto molto alta, per cui probabilmente per un certo periodo avremo la presenza non solo da noi, ma anche tutta la provincia e nel resto della regione avremo sicuramente nuovi positivi. Ecco, fra 3 giorni è Pasqua e Pasquetta, ecco qual è la raccomandazione che facciamo? La raccomandazione è quella di vivere questa Pasqua e Pasquetta in serenità e in famiglia, di stare un po' sereni, tranquilli e possibilmente, si sa, l'abbiamo detto pure nel passato, che quando ci sono queste festività, le famiglie, le comunità si aggregano, quindi c'è un maggiore rischio, no? Che si possono creare dei focolai, anche se diciamo, grazie diciamo, alla vaccinazione che è stata fatta al numero di vaccinati, il numero di soggetti che hanno degli effetti, delle conseguenze legate al Covid sono molto ridotti, per fortuna, quindi anche il nostro ospedale, le rianimazioni lavorano di meno, però su un numero elevato di soggetti positivi c'è sempre il rischio di avere soggetti fragili, che possono avere delle gravi conseguenze. Quindi da oggi nella Piana di Gioia Tauro non è preoccupante questi dati, non sono preoccupanti. Diciamo che i casi sono, diciamo, alti, però dobbiamo sempre ribadire il concetto che non siamo nelle condizioni di 2 anni fa, no? E anche dell'anno scorso, perché la campagna di vaccinazione ha permesso appunto di avere persone protette. Quindi, diciamo, siamo relativamente tranquilli, ma ripeto, L'attenzione resta alta. l'attenzione resta perché, e poi basta seguire anche i telegiornali, si vede quello che è successo in Cina, in Svezia, in altre comunità, che questo virus, avendo questa capacità proprio di infettare altissima, finché non arriverà la stagione, il caldo, probabilmente ancora per qualche giorno si farà sentire. Dottore, quindi i centri vaccinali, di Pasqua e Pasquetta saranno chiusi o lavoreranno? Sì, diciamo saranno chiusi perché il numero di vaccini effettuati è notevolmente calato, per cui appunto anche il nostro personale riposerà e quindi anzi approfitto proprio per informare le persone, i cittadini, che Pasqua e Pasquetta, non, almeno i nostri centri vaccinali saranno chiusi.